Leggiamo ora il testo della predicazione di oggi, è dall'Evangelo secondo Luca, capitolo 2, i versetti da 1 a 12. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro luce. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Signore, benedici l'annuncio e l'ascolto della tua parola. Amen. Questo brano di Luca è importante almeno per tre motivi. E spero di non fare un sermone lungo, perché è facile dare sfoggio della propria abilità in occasioni di feste importanti come questa, Natale, Pasqua. E con questo fiume di parole addomesticare e abbellire e travolgere anche l'assemblea dei fedeli con queste parole con cui si usano accompagnare le feste principali. Spero di essere invece molto sintetico e anche molto preciso in questa mia riflessione. È importante questo brano del Vangelo di Luca, perché è l'unico dei quattro Vangeli che non solo parla della nascita di Gesù, ma lo contestualizza a livello storico. Gesù non è un personaggio mitico, Gesù è un personaggio nato in un contesto, nato in una data ben precisa, è un predicatore ebreo di Galilea che è nato a Betlemme sotto l'imperatore Augusto, quando Quirinio era governatore. E ciò ci restringe il campo solo in un dato periodo della storia dell'umanità. Gesù non è una leggenda. È chiaro che questa temporalizzazione non ci dice se è veramente figlio di Dio, se è veramente risorto. La sua funzione salvifica ci attiene all'ambito della fede, ma non è neanche vero che sia una leggenda, sia una persona inventata. È una persona che ha calcato questa terra e che è storicamente accertata. Questo è il primo richiamo del Natale. Vi sono babbi natali, renne, personaggi mitologici, sincretismi religiosi. È una persona che nasce in un certo contesto, non certo un contesto di corte, non certo un contesto agiato, ma in un contesto di persone povere che non hanno posto nell'albergo, probabilmente perché non se lo potevano permettere, e che poi saranno costrette a fuggire via. Vi ricorda qualcuno?
Perché il Natale si festeggia proprio oggi, 25 dicembre? Il racconto evangelico ci sembra suggerire un'altra stagione, una stagione se non calda, almeno molto più tiepida dell'attuale. Se le mandrie erano portate a pascolo e se i pastori potevano bivaccare fuori, non certo un giorno di dicembre. Come molti di voi sapranno, ma io credo che sia il caso di dirlo, il 25 dicembre è stato scelto perché è stata tentata quantomeno un'opera di cristianizzazione di una festività pagana, la festività del Dio Sole, che era una delle più forti, prima dell'editto di Costantino, forse la religione più forte dentro l'impero. Sapete, dentro l'impero romano c'erano tante religioni, l'impero romano di per sé era abbastanza tollerante in fatto di religione, purché ci fosse una lealtà politica nei confronti dell'imperatore, cosa che in una, per quanto riguarda una religione monoteista come quella cristiana, davano pochi problemi. Però ecco, perché il 25 dicembre è la festa del Dio Sole? Perché questo è il momento più buio dell'anno, il momento del solstizio d'inverno, in cui il sole sembra morire e ad alcune latitudini va sotto l'orizzonte e per giorni, se non settimane, non lo si vede più. Più andiamo vicino al circolo polare artico, più è così. Di questo sole che sparisce e che tuttavia poi rinasce, perché dal solstizio d'inverno, il 21 dicembre, vi è il punto più basso, il punto di maggiore buio durante l'anno astronomico, e questo gli antichi lo sapevano come e forse meglio di oggi. Il sole rinasce perché lentamente il sole ricomincia a riappropriarsi della nostra terra, fino ad arrivare all'equinozio di primavera, in cui sappiamo c'è metà giorno di sole, di luce, e metà giorno di oscurità. Questo era il senso. Però dopo tutti questi secoli, si parla appunto di aver cristianizzato questa data, la nostra data del Natale, il 25 dicembre, almeno 1600-1700 anni fa, dopo 16-17 secoli, possiamo dire che quest'opera è veramente stata compiuta? O forse la crosta cristiana che attorno al Natale è ancora appunto solo una opera di superficie, ma il suo centro è ancora profondamente pagano? Un Natale che spesso noi viviamo nel culto di una certa ideologia familiare o familista, anche patriarcale, per cui appunto bisogna stare in famiglia, anche se magari poi alcuni parenti non si sentono, non si vedono volutamente per tutto l'anno perché non si possono sopportare. E però a Natale c'è questa sottile ipocrisia che bisogna riunirci attorno al focolare domestico. Cosa c'è della parola di Dio in questa prassi? Niente. I regali, questo consumismo. È inutile che io stia a dire tante parole, tanti e anche più bravi di me hanno stigmatizzato il consumismo delle feste natalizie. Cosa c'è da regalare nel giorno di Natale? C'è da regalare beni materiali, come si fa? E come tra l'altro sarebbe più logico, seguendo la parola della scrittura, fare per l'Epifania, che bene o male i magi hanno portato dei doni che sono spirituali ma sono anche tangibili e materiali a Gesù bambino. Oppure quello che ci chiede il Signore durante il Natale è di credere, come abbiamo prima letto nella lettura del profeta Isaia, credere dell'avvento del principe della pace.
di colui che sana tutte le ferite. Questa è la grandezza del Natale. E poi infine, se andiamo a interrogarci sul mistero del Natale, questo mistero del Natale non è tanto, come gli uomini da secoli si interrogano, il mistero in sé dell'incarnazione di Dio in un bambino. È un Dio che poi, che questo mistero diventa grande, non tanto perché Dio si incarna in quel bambino, perché poi quel bambino cresce, predica la parola di Dio e si fa mettere in croce per i nostri peccati. Ma è il mistero di perché Dio si incarni in un essere umano, si fatta mettere in croce per noi, per un'umanità così corrotta, così indegna di questo sacrificio, così indegna della grazia e del perdono di Dio. Questa è la grandezza dell'amore che Dio esprime durante il Natale. Non c'è spazio per la retorica mielosa e insopportabile di questi giorni, diciamocelo francamente. Siamo tutti più buoni a Natale. No, noi siamo ancora più cattivi a Natale. E chi dice il contrario è solo un ipocrita. È Dio che si rivela enormemente buono e amorevole nel Natale, che viene in soccorso di un'umanità peccatrice, bisognosa del suo perdono e indegna del suo perdono. Questo è il grande mistero del Natale, non ve ne sono altri. Non è neanche la retorica del povero bambinello, perché quello è un bambinello in cui si incarna Dio stesso e che è destinato alla passione, alla morte e alla resurrezione. E noi già lo sappiamo. Sono le retoriche invece di quelli che dicono il presepe non si tocca, perché è nostra identità, il Natale non si tocca, è nostra identità, però facciamo affogare 300 persone nel mar Mediterraneo, fuggitivi come la Sacra Famiglia lo era in Egitto, facciamo morire di fame in Africa i bambini, ma nessuno ci tolga Gesù bambino dal presepio. È questa ipocrisia, cui tanto aderiscono anche molti nostri politici, che fa diventare, ve lo dico proprio con evangelica sincerità, che fa diventare insopportabili queste feste, insopportabili questi giorni. E allora bisogna pregare il Signore che ci faccia rendere più sopportabili queste festività, dandoci in primo luogo la certezza del suo perdono, ma dandoci anche la chiara illuminazione sul vero mistero di questa festa. Noi si festeggia l'amore misericordioso di Dio, non ci autofesteggiamo per la bontà che l'umanità ha in questi giorni o per altre cose. Non è una festa identitaria, è la festa in cui noi riconosciamo a Dio che Dio ci ama anche e soprattutto quando non ce lo meritiamo, cioè sempre. Questo è il Natale, questo è quello che dice la parola di Dio. Questa è la grande gioia che è per tutto il popolo, come dice l'Evangelista Luca. Signore, quindi, ricordaci sempre questa verità, tienici davanti questo mistero e tienici lontano dall'ipocrisia, dalla retorica, dal consumismo insopportabile di queste giornate. Amen.